focus per la regione Campania. Bruscolotti e Giordano da Maradona. Acceso l'albero di Piazza Garibaldi. San Gregorio Armeno arrivano gli aiuti economici. Buongiorno e bentrovati con l'informazione di Napoli News. Apriamo il giornale parlando della nuova flotta di autobus acquistati dalla Regione Campania, ben 290 mezzi che vanno a svecchiare il vecchio autoparco regionale. Ma vediamo tutti i dettagli nel nostro servizio di apertura. Sono 260 tutti prodotti da fabbriche campane, i nuovi bus per il trasporto urbano e interurbano forniti dalla Regione Campania ad EAV. Costati 78 milioni di euro, i veicoli hanno tra le dotazioni le telecamere per la videosorveglianza, il sistema di comunicazione autista azienda, la localizzazione GPS e il contapasseggeri alle porte. Della nuova flotta fanno parte anche i piccoli bus destinati al trasporto sulle isole del Golfo. La consegna questa mattina nel piazzale della stazione marittima del porto di Napoli con il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca e il numero 1 di EAV Umberto De Gregorio. Un doppio significato per la consegna di questa mattina. Intanto ci prepariamo anche a dare una mano per l'apertura dell'anno scolastico. Hai voglia di dire riduciamo la presenza sugli autobus, se non ci sono i mezzi saranno sempre sovraffollati, quindi cerchiamo di dare una mano anche per riaprire l'anno scolastico in condizioni di sicurezza. E poi ovviamente lavoro diretto per l'EAV. Quest'anno l'EAV ha fatto 450 assunzioni nuove, ma lavoro anche per le imprese della nostra regione. Vedete autobus prodotti nella regione Campania, ad Avellino e Caserta in modo particolare. Con questo passaggio ai 40 pullman nuovi che abbiamo avuti se ne aggiungono altri 60, quindi siamo a 100, e altri 50 ancora arriveranno entro l'estate, quindi siamo a 150. 150 su una flotta di 300 significa che praticamente abbiamo portato l'età media dei pullman in 2 anni dal 12 anni a 5 anni, perché avremo 150 pullman nuovi su 300. Oltre a questo ovviamente abbiamo anche 100 autisti nuovi, cioè 100 neoassunti, che speriamo possano diventare 150 nel corso del 2021 su un totale di nuove assunzioni che è già stato perfezionato per 450. E a distanza di quasi un mese dalla sua morte non si arresta il pellegrinaggio davanti il murales di Diego Armando Maradona ai quartieri spagnoli. Dopo le visite di Bruno Conti, di Insigne e di Mertens, ieri è stata la volta dei suoi due compagni di squadra del Napoli dello scudetto 86-87, Bruscolotti e Giordano. Non si fermano le testimonianze d'affetto a Diego Armando Maradona. Nonostante siano passati più di 20 giorni dal 25 novembre e oramai del campione argentino se ne continua a parlare solo per le notizie poco edificanti che arrivano dal Sud America sulla divisione dell'eredità e le cause reali della morte, il murale di Via De Deo nei quartieri spagnoli continua a attirare visitatori desiderosi solo di tributare un ultimo saluto sincero a chi ha fatto la storia del calcio, come Bruno Giordano e Beppe Bruscolotti, che con Diego condivisero il primo scudetto della storia del Napoli. Il puntero del magico tridente e il difensore di ferro, che donò la sua fascia di capitano a Maradona in cambio della promessa di vincere il tricolore, hanno fatto capolino questa mattina nei quartieri spagnoli per portare un poster gigante realizzato per Diego da un tifoso. Bagno di folla per i due ex beniamini del tifo azzurro nel piazzale rinominato dai residenti Largo Diego Armando Maradona, con tradizionale rito dei selfie con i negozianti del Dedalo di vicoli dei quartieri, prima di andar via, scortati sempre dalla folla in strada. Un albero e le sue luci a illuminare il percorso di chi passa in una delle piazze più caotiche di Napoli, ma che somiglia oggi a un deserto a causa delle restrizioni per la pandemia e nonostante il periodo di festività. Nella da poco riammodernata Piazza Garibaldi, la municipalità ha voluto dare perciò un segnale di reazione al particolare clima con un albero di Natale di 14 metri d'altezza, illuminato nel corso di una breve cerimonia, in linea con le regole antiassembramento, con il presidente della quarta municipalità, Giampiero Parrella. Una piazza come Piazza Garibaldi, che è la piazza più grande della città, porta di accesso alla città di Napoli, non poteva restare priva di luminari e di simboli natalizi. Sappiamo bene che è un Natale diverso
diverso da quello degli anni passati, ma al tempo stesso questo albero vuole rappresentare proprio un simbolo di speranza, un simbolo di rinascita e un simbolo di amore verso il proprio territorio e verso la nostra città. Cade in un periodo assolutamente difficile e drammatico per la nostra città e per l'intero paese, però non può essere la pandemia a spegnere le luci sulla città e soprattutto non può essere la pandemia a privarci della magia del Natale, quindi del diritto anche delle famiglie, dei nostri bambini di poter vivere quel po' di atmosfera natalizia, di magia natalizia che purtroppo in questa città in questi giorni si respira poco. E se la curva del Covid continua a scendere con una percentuale vicina al 6,5%, ieri per il terzo giorno consecutivo i nuovi contagiati erano sotto i 1000, quella che continua a decrescere invece è la curva dell'economia. Scendono i ricavi per i commercianti, soprattutto quelli di San Gregorio Armeno, che quest'anno non hanno vissuto il Natale. Arriva dall'automotive un aiuto concreto per gli artigiani di San Gregorio Armeno. La crisi economica provocata dalla pandemia la si nota di più sotto Natale nel Borgo dei Presepi. Possibili acquirenti ne passano con il contagocce, a differenza dei pienoni degli anni scorsi. Per questo motivo un gruppo di imprese campane del settore automotive ha voluto acquistare in tutte le 40 botteghe di via San Gregorio Armeno centinaia di statuette della Natività, da donare poi alla rispettiva clientela delle singole aziende che compongono il gruppo MCAR. L'acquisto è un segnale di solidarietà di privati nei confronti di altri privati laddove il pubblico, ovvero lo Stato, non è stato in grado di intervenire. La categoria, infatti, denuncia il presidente dell'Associazione Botteghe di San Gregorio Armeno, Gabriele Casillo, è esclusa dai ristori. Per chi li prende e chi no, ad esempio sono la categoria degli artigiani che hanno il codice Ateco 2541, se mi ricordo bene, 00. Non rientra nei ristori perché sono assimilabili anche alle piastrelliste, a quelle che fanno le ceramiche. Assolutamente, c'è stato un atto di solidarietà da parte di privati nei nostri confronti, sinceramente mi ha spiazzato, cioè questo amore che i privati hanno per San Gregorio Armeno, che è bellissimo, cioè è commovente. L'intervento del gruppo Automotive è stato sancito con un incontro tra gli artigiani e la rappresentante del gruppo di imprese Automotive, Anna Pascarella. Noi ci siamo resi conto che alcune categorie non erano state proprio neanche messe in considerazione dal nostro governo, per cui tra le tante categorie in questo momento storico, che è il Natale, abbiamo dato una mano alla categoria dei presepisti, di San Gregorio Armeno. È stata un'iniziativa volta soltanto per uno spirito di solidarietà, per cui abbiamo avuto il consenso immediato del Presidente e ci ha praticamente adottato in questa iniziativa. Era questa l'ultima notizia del nostro videogiornale. Appuntamento a domani con la nostra informazione. Arrivederci.